E dopo l'ultimo rifugio templare, ragazzi, ricominciamo con la storia principale, con i ricordi. Ah. E Antonio ci aspetta. Vieni, con Agostino Barbarigo. Un socio. Questo è Agostino Barbarigo, il futuro doge di Venezia. Grazie a te. È un onore fare la vostra conoscenza, illustrissimo. Condoglianze per vostro fratello. Ce l'hai cercata. Si è messo al soldo dei Borgia. Un errore che io non ho intenzione di fare. Vieni, Ezio. Dobbiamo parlare. Se fosse una donna, mi preoccuperei. È fuggito all'arsenale. Ah, fuggito? Vuoi dire che l'ha occupato? Con almeno 200 mercenari. Ora siete il doge. Potete ordinargli di deporre le armi. Il comitato dei 41 deve ancora ratificare la mia nomina. E questa trovata di Silvio ha solo peggiorato le cose. Ha un esercito intero al suo comando. Allora ne serve uno anche a me. Sapevo che l'avresti detto. L'uomo che ti occorre è Bartolomeo Dalviano. Lui e i suoi uomini detestano Silvio. Vive nel distretto militare, a sud-ovest dell'arsenale. Va bene. Andrò a cercarlo. Io penso che 2000 per non aver fatto niente, ok. Una svolta spiacevole, ovviamente. Andiamo a fare altro adesso, perché un minuto e 29 di missione, capite voi che... Non è contemplabile, ma prima c'è Leonardo qui. Per decifrare alcune pagine, giusto? Ma che non mi daranno salute massima, perché l'abbiamo... Al massimo, poiché abbiamo sbloccato l'armatura di Altair, quindi... Leonardo! Ezio! Servono solo... Praticamente a niente. Ah, mi hai recuperata un'altra! Magnifico! In su, poi devi solo leggere all'incontrario. Ecco! Appunto, due pagine decifrate e basta. Indietro, canaglia! Si romperà un osso, quell'idiota. Ride bene chi ride ultimo. 386 metri. Minchia. Ma non è che posso andare a una stazione di posta, tipo? Esaminate le travagette! No, perché se posso andare alla stazione di posta... E fare il viaggio rapido lì mi risparmieresti parecchia fatica. Però non so se mi posso spostare dentro la città. Avete capito quello che intendo? Sì, però è senza che tu faccia il buffone, eh? Capito? Vi prego, commissario, sto solo... Vabbè, fanculo. Me la fo a piedi. Grazie. A mali estremi, estremi rimedi. Allora. Devo proseguire dritto. Sì, vabbè, non è molto veloce come cosa in realtà. Vaffanculo. Vado a corsa. No. Sì, va bene, va bene. Mercante d'arte ha qualcosa? Ovvio che no. Uffa. Buona giornata, messere. Laggiù, prendetelo! Questo mi garba. Tipo fargli così è bellissimo. Boom! Che poi se sei su terraferma non è detto che muoiano. Ma se sei con l'acqua sotto... 100-100 proprio. Bello, stanno a difendere uno scrigno già aperto. Bellissima l'intelligenza artificiale e i bug di questo gioco che ogni tanto veramente vengono a galla... E mi fanno morire.
cazzo siamo? Vabbè, vicini. Potevo provare l'idea della stazione di posta, ma non ha senso. Manca veramente poco. Oh, è in alto? Eh sì. Aiuto! Per favore! Io non ho ben capito dove si trovi, scusate. Ah, lì, poveraccio! Aiuto! Per favore! Tu sei uno degli uomini di Bartolomeo. Cos'è successo qui? Dov'è lui? I sicari di Silvio l'hanno preso più avanti nel sestiere. Verso nord. Morto. Requiescat in pace. Combattente in gabbia. Troviamo Bartolomeus Dalvianus, penso, l'ho già detto, il personaggio più simpatico di penso tutti gli Assassin's Creed giocati insieme. E anche quello con la voce più simpatica di tutti. E là! Sta scappando! Fermatelo! Ma chi ti caga? Che abilità! Ora mi raccomando, dammi livello di sospetto solo per aver camminato sui tetti, tanto saresti capace di farlo. Voi venite con me, non si sa mai, aspetta, però. Ma ora il menestrello a cosa mi serve? E poi la gente si chiede che la stella di Venezia stia travoltando. Loro. Avrò pietà di chi avrà almeno il coraggio di liberarmi. E tutti gli altri. Sì, ma vi dovete muove! Mano mia! Lo giuro! Che razza d'uomo è colui che vende il proprio onore per pochi denari? Naufragio! Aprite gli occhi, siete al servizio di un traditore! E di un codardo! Ehi, liscio. Credete che io non conosca il motivo per il quale mi avete incatenato? Che io non so... Boom. Manovra Silvio Barbarigo! Quando ho iniziato a combattere quella viscida serpe, molti di voi non erano neanche nei sogni delle loro madri! Ma tanto è lì dentro! Fatemi uscire! Vien da destra, quindi. Sinistra adesso. Il mio unico pensiero sarà spiccarvi dal tronco quelle teste di cazzo e ficcarvele su per il culo! E non sperate che... Allora, è una persona molto calma, vero? Oh, e che spettacolo sarà! Sarà argomento di canzoni per gli anni a venire! Bene. Andatevene pure. Grazie. Luridi codardi! Che poi... L'avevo individuato, ma ovviamente il gioco me l'ha voluta mettere più difficile. Non so neanche se dovrei baciarti o picchiarti. Magari tutte e due. Come preferisci? Chi sei? Sono Ezio Auditore da Firenze e sono qui per salvarti. Aspetta a dire chi salverà chi. Che cosa intendi? Laggiù! Fermi! Per dove, Madonna? Ah beh, gioco da ragazzi. Fatti sotto, vediamo! Minchia, ma che martello c'ha? Oh! Sto stronzo! Guarda lì! Pezzi di merda! Fuori! È fuori! Ok, Bartolomeo ha perso troppa vita.
Ho ancora voglia di fracassare teste. Perché? Hai paura? Intanto loro vanno con me. Si sa mai. Solo in 2 contro 200. Possono sempre tornare utili. Signorina, attento a quello grosso. Lo chiamano Dante. Molti uomini di Silvio non valgono. Ma ci siamo già scontrati, e Dante non è stato abbastanza piacevole per lui. Dovrebbe ricordarselo. Quanto mi... Anche se tipo ha perso la memoria, perché sapete la storia, insomma. La casa. Preparati a combattere. Fatti sotto! Vediamo quello che sai fare! Godo! Da qualche parte! Godo! Fregati malissimo! Andiamo. Se vi sta a cuore la vita, arrendetevi. Giammai! Che senso ha la vita se non si vive da uomini liberi? Io non ci torno in gabbia. Allora finirai sottoterra. Uccideteli. Le cose si fanno interessanti. Ok, però vi voglio un pochino più reattivi, eh. Forza. Vabbè, intanto tu. Boom. Via 1. E via 2. Siamo alla porta del QG, quartier generale. Che disastro hanno combinato. Bianca, spero che stia bene. 4.000 fiorins dentro la saccoccia. Non male, intanto io ne approfitto per fare questo. Curati ora, provviste mediche. E anche parecchie ce n'è bisogno. E ci siamo.